Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video del canale Double FIFA. Oggi veniamo a presentarvi una nuova serie che consiste nel mettere giocatori abbastanza scarsi, diciamo delle seghe paurose, metterli nel fuori ruolo e li metteremo punta centrale. Oggi partiamo con Marcello Cottafava, overall 64 del Latina. L'obiettivo di questa serie è vincere un torneo con questi piagoni allucinanti in attacco. Vediamo chi becchiamo. 1998, valutazione 82. Ma porca troia però. Julio César, David Luiz, Thiago Silva, Dani Alves, Marcelo, Ramirez, Fernandinho, Coutinho, Bernard, unica punta, che secondo me, vabbè, evitiamo commenti, Neymar e Hulk. Mamma mia, che squadra che c'è questo. Sarà difficile, ragazzi, non ve lo nego. Partiamo, attenzione. D'angolo, gol, 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 gol. Il gol bellissimo di Andrea Barzagli. Cross. Bonaventura ha provato di testa. La palla è andata fuori. Attenzione, Nainggolan. Nainggolan avanza. Nainggolan, Bonaventura, Bonaventura. Marcello! Cottafava ha segnato Marcello! Proprio lui! Siamo riusciti nel nostro obiettivo di segnare un gol! Gol di Cottafava, non ci credo neanch'io, neanche loro ci credono, i giocatori, non ci credono! Talmente una sega Cottafava! Gol! Gol, finalmente! Marcello Cottafava ha fatto vedere le sue potenzialità aeree in questo stacco imperioso ad anticipare David Luiz. Attenzione, Neymar, 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 sto cazzo di FIFA di merda, Neymar, 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 palo, che culo, meno male, mamma mia. Attenzione, vai Cottafava, che giocatore Cottafava, passaggi splendidi. Vai Cottafava, dribbling, dribbling di Cottafava. Vaffanculo, va, Thiago Silva. Vai Bernaia, Bernard, 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 grandissimo. Grandissimo Andanovic, grandissimo Berardi. Dai, mezza sega, vai! Vai Berardi, 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 Berardi! Palla dentro! Bonaventura! Marcello! No, è in fuorigioco. Porca troia! Viene da smadonnare in questi casi, mamma mia. Si è ritirato. Andiamo con la seconda partita, dai ragazzi, dai, dai, dai. Valutazione 75, 48 d'intesa. Allora, gli unici giocatori che conosco di questa squadra sono Schmelzer e Arango. Anzi, e te mai, mettiamo perché gioca in Serie A. Ma gli altri chi minchia sono? Squadra di seghe folgoranti. Attenzione, vai. Vai Berardi, vai Domenico, vai Mimmo, Cottafava, prova il colpo di testa! C'è stato un clamoroso autogol di una sega, che non so neanche come si chiami. Attenzione, Wiman, Wiman, Wiman! 1-1 di Wiman, porca troia! Gigliotti! 2-1, ma porca... Mettiamo le bestemmie, va. Attenzione, Cottafava! Marcello! Cottafava! Porca troia, fuori gioco. Dai, fai sto rinvio di merda, va. Siamo 2-1. Toledo, Wiman, Gigliotti, Gigliotti. Sto figlio di puttana di Gigliotti! Sto coglione! Vai, vai Cottafava, vai Marcello, 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 Marcello! Cottafava in Cotta! Ha segnato proprio lui! Ancora un gol di Cottafava che si sta dimostrando nella sua versione bomber! Grandissimo gol, insomma, un grandissimo gol! Vabbè, evitiamo, comunque Cottafava, gol! Gol di Cottafava!
Viman. Fermate sto cazzo di Viman, sto cazzo di bug del calcio d'inizio. Porca troia, porca puttana Eva. Bastarda ca, bastardo cane. Porca troia. Niente ragazzi, purtroppo oggi non siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo. Ci abbiamo provato, Cottafava ha dato il meglio di sé. Lasciate un mi piace, commentate e soprattutto se avete qualche giocatore da suggerirci per il proseguimento di questa serie. E soprattutto iscrivetevi al canale. Ciao, alla prossima!